Stiamo attraversando una emergenza sanitaria senza pari, una emergenza sanitaria che sta impegnando tutti, dalle istituzioni ai medici, al paramedico, alla riorganizzazione che stiamo attraversando C'è con una il paura massimo del diffusa in generale tra la sacrificio. popolazione, lei l'avverte anche in maniera più da vicino, anche tra È medici e personale logico, sanitario. è logico. Fino a qualche giorno fa questo era in maniera più subdola, ora invece vediamo proprio la difficoltà che si verifica non solamente tra la popolazione, ma anche incomincia a serpeggiare anche tra i medici. Nei medici vediamo perché, perché anche i medici stessi sono colpiti, diciamo, da questa infezione e abbiamo notizia proprio di ieri sera, è morto il secondo, diciamo, medico nelle Marche, il primo medico di medicina generale, che è il dottor Francesco Foltrani di Cingoli, un medico di 67 anni, prossimo grosso modo al pensionamento, che ha assistito, ha avuto contatti con gli ospiti della casa di riposo, che notoriamente ha pazienti che sono, diciamo, affetti da coronavirus. Il dottor Foltrani si è appena saputo della infiammazione nella casa di riposo, si è messo in isolamento domiciliare, poi ha accusato dei sintomi, i sintomi sono stati anche respiratori, è stato portato a Liesi, è stato intubato e purtroppo non ce l'ha fatta. Si è parlato, ecco, di alcune cure ipotizzabili. Allora, questo è un virus che non conosciamo e va al di fuori di quelle che sono le nostre conoscenze microbiologiche, le conoscenze biologiche, chimiche nei confronti di questo virus. Tant'è che il 10% di coloro che sono affetti da infiammazione va incontro ad una polmonite interstiziale. Questa polmonite blocca una parte del polmone nella sua funzione. La funzione del polmone è quella di scambiare l'anidride carbonica ed assumere ossigeno per far vivere il soggetto, non nella normale forma di respirazione. Questo con la polmonite interstiziale serrata non avviene, il soggetto va incontro a desaturazione, insufficienza respiratoria e morte. Con che cosa lo possiamo curare? La prima cosa, il paziente, il 10% di coloro che sono affetti da coronavirus vanno incontro a questa insufficienza respiratoria e dobbiamo fare una terapia con un respiratore meccanico invasivo. Non è sufficiente la mascherina di ossigeno che lo può aiutare, ma ci vuole proprio il ventilatore meccanico. Per quanto tempo? Circa 3 settimane. Per cui noi occupiamo quel posto di terapia intensiva e con quel macchinario per 3 settimane. Perché? Perché dobbiamo dare in modo all'organismo di quel paziente di formare gli anticorpi contro quel virus. Almeno 3 settimane. C'è chi è in buona salute e ce la fa, c'è chi invece ha una patologia pregressa tale per cui non riesce a superare la crisi.